Il consigliere regionale della Lega, Vincenzo D'Incecco, non ha dubbi. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, manterrà la promessa fatta nelle scorse settimane a Pescara e garantirà la sicurezza nel quartiere Rancitelli. L'aggressione alla Troop Rai, al Ferro di Cavallo, conferma l'emergenza criminalità nei quartieri periferici della città. Un'aggressione, è stato detto, che sottolinea il fallimento della politica portata avanti dall'attuale amministrazione comunale in materia di sicurezza. C'è un'emergenza in atto? È evidente che c'è un'emergenza, lo diciamo e lo sosteniamo da tempo. Io in Consiglio Comunale sono diversi anni che ritengo che sostengo che questa città abbia bisogno di interventi celeri sul tema della sicurezza. Il fatto dell'altro giorno dimostra che in questi anni c'è stato lassismo. Noi ci attendiamo risposte immediate, siamo convinti anche sulla scorta di quello che ci è stato detto dal Ministro dell'Interno quando è venuto in conferenza stampa, che ci saranno interventi immediati e sono convinto che il fatto accadrà e che quindi nei prossimi giorni ci saranno già delle prime prese di posizione. Ecco, lo stesso ministro dell'Interno, Salvini, è intervenuto in situazioni difficili, parliamo dei cove di Casa Monica, si può ipotizzare anche un suo intervento diretto qui nel quartiere pescarese? Ma dunque, io credo che per prima cosa vada rafforzata la presenza dei forze dell'ordine sul territorio. Mi pare che questo sia un annuncio che è stato già fatto in conferenza stampa a gennaio, poi c'è questo piano per le telecamere, con questo milione di euro che verranno assegnati a Pescara per le telecamere, quindi sono due passi importanti e in maniera complementare bisogna finalmente fare un piano di sgombero delle case che sono occupate o abusivamente o evidentemente da persone che non hanno un titolo o che evidentemente in queste case svolgono affari illeciti e loschi. Per concludere, è stato ipotizzato anche l'intervento dell'esercito, si può pensare anche a una soluzione del genere? Ma tutto può andare bene, nel senso che tutto ciò che serve per ripristinare ordine e legalità io insomma, credo che possa essere attivato.